Oggi è fondamentale sfruttare il tempo che abbiamo. Abbiamo le condizioni meteo favorevoli, purtroppo non sarà così a partire dalla serata. Quanto riguarda i soccorritori, ne sono oltre 100 impegnati in queste ricerche. Tra l'altro, come Protezione Civile state studiando anche la possibilità di portare dei mezzi cingolati in quota nella zona dove si stanno concentrando le ricerche, così. Allora, ci sono varie possibilità, varie ipotesi, tra le quali quello di portare dei mezzi cingolati in quota. Se sarà reputato necessario, le porteremo, siamo in grado di portarli, abbiamo fatto già una procedura per portarli, ma se servono. Adesso per oggi si è deciso di non portarli perché con questo tempo, con l'ambiente che troviamo, è meglio lavorare con persone a piedi. Se nelle prossime ore servirà, valuteremo, comunque siamo in grado di portarli. Liberatore, vogliamo un attimo spiegare questa zona, come, diciamo, come è dislocata e quali sono le problematiche proprio della zona dove si stanno concentrando le ricerche? Il problema è che c'è uno strato di neve molto alta perché purtroppo quando succede nel giorno che è accaduto si è verificato l'emergenza, ha nevicato molto, c'è stato un forte oltre la slavina c'è stata una forte nevicata e un forte vento che ha accumulato al di sopra di questa slavina uno strato di neve molto, molto alto. Questo fa sì che le tracce non sono state cancellate e è molto più difficile la ricerca dei dispersi. Quindi il problema è stato quello che si è creato inizialmente un ambiente su cui difficilmente si riesce a lavorare per la ricerca.